Mark Loren è stato responsabile della preparazione fisica delle forze speciali dell'esercito americano. I soldati dovevano raggiungere una forma perfetta in tempi record e per fare ciò ha ideato una dieta dei muscoli, dove si possono consumare anche carboidrati e grassi. L'obiettivo è abituare il corpo a trarre energia sfruttando le calorie assunte. Ecco come funziona. Innanzitutto è opportuno creare un ciclo calorico definito, in modo tale da cambiare l'apporto calorico aumentandolo o abbassandolo periodicamente. Per quanto riguarda i cibi da assumere, è necessario prediligere carne, pesce, uova, verdura, frutta, cereali, noci e semi. La dieta si basa su tre blocchi alimentari. Il primo dura 3 settimane, dove è possibile assumere carboidrati a rapido assorbimento. Il secondo, di 2 settimane, in cui l'apporto dei carboidrati va ridotto. In questo modo l'organismo sarà in grado di bruciare i grassi e raggiungere il peso ideale. Il terzo dura 1 settimana ed è il blocco più restrittivo, un solo tipo di carboidrato al giorno. Nella dieta dei muscoli è necessario inoltre consumare carboidrati a lento assorbimento, poiché vengono rilasciati in modo graduale e perché influenzano positivamente gli ormoni in modo tale da bruciare al meglio i grassi. Infine vanno eliminate tutte le bevande gassate ed è consigliato bere infusi e tisane come tè verde o camomilla. Alla dieta dei muscoli, inoltre, sarebbe corretto abbinare anche l'attività fisica, come esercizio a corpo libero, ideali a bruciare i grassi.